Beh, noi l'abbiamo detto dal 4 dicembre, alcune delle immagini che avete mandato nel vostro servizio, la dichiarazione del Presidente Giorgetti andava proprio in questa direzione. Guardi, per noi è opportuno andare a votare velocemente perché riteniamo che questo governo abbia fatto tali e tanti danni che gli italiani hanno il diritto di potersi scegliere un governo e soprattutto di far sì che sia un governo tra l'altro scelto dal popolo e non il quarto nominato che si arroga tra l'altro il diritto di fare scelte importantissime per gli italiani senza aver avuto alcun mandato. Quindi noi speriamo che gli italiani possano avere velocemente la possibilità di decidere chi eleggere e da chi farsi governare. Detto questo, sulla legge elettorale mi permetto solo una cosa, al di là di entrare nei tecnicismi perché poi la gente che sta a casa interessa veramente molto poco, però è indubbio che la proposta che aveva fatto la Lega era sul Mattarellum, la nostra proposta depositata è il Mattarellum perché noi ritenevamo che fosse giusto un ragionamento anche in termini di alleanze. Molti cittadini ci chiedono tenete il centrodestra unito per esempio, sì. E Salvini ben volentieri avrebbe fatto questo e ha presentato una proposta elettorale che andava in quella direzione. Scegliere un sistema totalmente proporzionale vuol dire trovare l'accordo il giorno dopo le elezioni, non il giorno prima. Ecco, i cittadini sappiano che questa legge, con questa legge loro decideranno qual è il partito che vogliono, ma non chi li governa. Perché certo, chi perché li governa bisognerà vedere cosa succede il giorno dopo, anche perché dubito che qualcuno possa prendere il 40%.